Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare, ma fra non molto saremo chiamati disoccupati, cassi integrati. E noi abbiamo presentato al servizio dello Stato un selfie e un gelato, però facendo il diavolo a quattro, perché il buon esempio deve venire dall'alto. Condannarlo a 6 anni di galera con il referendum che faremo in primavera, come le mele della Valtellina che noi speriamo di cacciare dall'Emilia mentre ci sono palloncini. Noi non vogliamo i clandestini. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Saremo buoni ma non fessi, non può essere solo l'Italia il paese dei balocchi, il paese dei balocchi. Eccoci qua di nuovo e il governo ancora non c'è. D'altra parte sapevamo da giorni che sarebbe stato difficile, anzi da settimane, cercare di formare un governo. Sembra davvero impossibile, però Mattarella non si dà non dispera di riuscirci, e lunedì ha convocato nuovamente i partiti per l'ultima consultazione, l'ultima spiaggia. Quindi è iniziato il countdown per questo lunedì. Matteo Salvini salirà di nuovo al Quirinale con la delegazione del centrodestra e probabilmente farà presente in questi giorni, l'ha già fatto presente, che vuole il preincarico perché ritiene che il centrodestra a questo punto meriti di avere questa opportunità. Intanto il Partito Democratico ha concluso la direzione poco fa, la linea della reggente Martina è passata e quindi si va verso un PD che non vuole accordi né con la 5 Stelle né con la Lega. I 5 Stelle, Di Maio è sotto tiro, è nella bufera per vicende di cui parleremo in queste ore, in queste prossime 2 ore. In particolare ha attaccato Salvini, ha detto Salvini non vuole le elezioni perché ha problemi finanziari, e lì è scoppiata una grossa polemica. Allora intanto aspettiamo i vostri sms, avremo collegamenti con Maurizio Costanzo e con Vittorio Feltri questa sera, perché Friedman e Vespa hanno bigiato, insomma, quindi stasera ci saranno solo Costanzo e Vespa, e vi presento gli ospiti di questa puntata. Matteo Bragantini, ex deputato del Fare, buonasera Bragantini. Carmine Bianco, Movimento 5 Stelle, buonasera. Tutti, buonasera. L'invito. Viviane Moro, bentornata del Partito Democratico. Buonasera. Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale. Buonasera, Presidente. Grazie per l'invito, un saluto ai telespettatori. Parleremo con lei soprattutto dell'autonomia, perché questo stallo blocca di fatto tutto il percorso dell'autonomia, insomma vedremo che sviluppi ci saranno. Nicola Finco, capogruppo buonasera della Lega in Consiglio regionale. Buonasera Finco, bentornato, e bentornato Massimiliano Barison, buonasera, di Fratelli lei, d'Italia. Tutti. Consiglio regionale, grazie davvero a tutti. Allora Presidente, come la mettiamo? Che succederà lunedì? Cioè uscirà un asso dalla manica del Presidente, insomma, e si riuscirà a formare un governo, oppure si andrà a un governo tecnico, cioè alla mucchiata, oppure al voto? Questo intanto lei prenda cose che io ho detto qui prima delle elezioni. E chi appunto ha studiato questa legge voleva creare questa situazione probabilmente di confusione, forse non pensava così tanta confusione. Situazione imbarazzante, non vorrei essere Mattarella in questo momento, però se c'è una persona che in queste settimane ha tentato in tutte le maniere
di provare a lanciare punti, di provare a mettere sul piatto disponibilità, passi a lato, indietro, appunto Matteo Salvini sta tentando appunto di trovare la possibilità di fare appunto un governo. Situazione difficilissima, con anche appuntamenti prossimi, venturi non semplici da affrontare. Arriverà nei prossimi giorni una lettera da Bruxelles sui nostri conti, doveva arrivare ancora a dicembre ma poi è stata posticipata. C'è un Consiglio d'Europa a fine giugno dove si parlerà di cose delicatissime per noi, come ad esempio l'immigrazione non controllata. Quindi una cosa che servirebbe in questo momento è un governo in pienezza di poteri. Cioè, con i numeri che ci sono in Parlamento, con le situazioni che ci sono all'interno dei gruppi in Parlamento, la cosa non è facile, non è semplice. Ho visto qualche movimento di cosiddetti responsabili che pur di non perdere la sedia si mettono in moto magari per cercare appunto di dare appoggio a destra e a sinistra. Io mi auguro non ci sia un governo nel medio e lungo periodo che si appoggi appunto a transfughi di vari partiti. Bisogna confrontarsi su idee, programmi e possibilità per guardare avanti, ma la cosa che penso di condividere appunto almeno con chi rappresenta il mio movimento è che in questa situazione, con questa legge elettorale, ha vinto una coalizione, il centrodestra. Il partito, il movimento all'interno che ha preso più voti è la Lega, riconfermato peraltro come risultato nel Molise e in Friuli domenica scorsa, quindi se c'è in questo momento chi ha una legittimazione popolare anche del 4 marzo ma anche dopo, mi pare sia chiaro, quindi un tentativo, se va fatto dal punto di vista politico, va fatto appunto con il centrodestra. E poi se non ci sono alternative, ripeto, non è una soluzione che noi auspichiamo in questo momento, ma le urne potrebbero essere una soluzione che porta, magari con una modifica alla legge elettorale, un po' di chiarezza in questo quadro non semplice e non facile. Presidente, poi ovviamente ci torneremo più ampiamente, ma come andrà con l'autonomia? Cioè si rischia? In questo momento, dopo il 4 marzo, tutto si è fermato. Tutto si è fermato. Noi oggi in Consiglio regionale, che i colleghi Finco e Barisone, abbiamo votato il reinvio di tutte le leggi che abbiamo approvato, le leggi statali di iniziativa regionale, tra le quali l'autonomia, il reinvio alle nuove Camere, proprio perché diamo anche uno stimolo appunto ai parlamentari che magari trovano qualcosa di interessante da fare. Però la trattativa che da Costituzione va fatta con il governo in questo momento è completamente in stand-by. La cosa interessante è che invece altre regioni si stanno modellando, tra virgolette, su quello che abbiamo fatto noi. Io giovedì prossimo sarò in Basilicata, chiamato da Regione Basilicata a spiegare il nostro percorso, proprio perché anche qualche altra regione sta seguendo il nostro percorso, perché ritiene di poter gestire meglio dei ministeri qualche competenza a livello regionale. Tanti sms continuate a mandarli, ovviamente parleremo anche delle amministrative a Vicenza e Treviso. Ieri sera Bumbi Ascolti con Giancarlo Gentilini, che mi ha nascosto una notizia, che si stava risposando. Ieri sera è stato qui un'ora e oggi sul Corriere del Veneto, è stata brava una cronista del Corriere del Veneto che, guardando le pubblicazioni, si è accorta, telefonando, dice: ma è un omonimo? No, no, dice, sono io, e sposa una signora. Beh, dai, non di fai 75. Le pagine rosa di Treviso normalmente, no. Quindi comunque Gentilini ieri veramente scatenato, ne aveva, è stata una bella intervista. Allora, Via Moro, oggi direzione del Partito Democratico, alla fine ci sono questi strani temi, vabbè, reggente, adesso oggi parlano di ponti, ci sono i pontieri, poi ci sono i malpancisti, insomma è un gergo politico che fa un po', non lo so, fa venire un po' la testa in ginocchio secondo me, ma a parte questo, come è andata secondo lei? Ha prevalso la linea diciamo del reggente Martina, che ha detto, d'accordo con Renzi, non si fanno accordi con 5 Stelle e nemmeno con la Lega, no? Allora, dopo l'exploit di domenica sera dell'ex segretario Renzi, la direzione di oggi sostanzialmente si poteva anche non fare.
non perché non bisognasse fare la direzione, ma perché nel momento in cui si decide un percorso è giusto, come partito, un partito che si definisce democratico, seguire quel percorso. Allora, anche io ero d'accordo, concordo con quanto ha detto Renzi domenica sera rispetto alla difficoltà di fare insomma un'alleanza con i 5 Stelle. Anche io trovavo assai bizzarro che insomma dopo 2 mesi, dopo le elezioni del 4 di marzo, l'esito che hanno dato i cittadini era quantomeno fantasioso, che insomma a formare il governo fossero 2 forze politiche, però nessuna delle 2 ha vinto. Vai poi a spiegarlo ai cittadini, è un po' complicato, quindi non è tanto in quanto quello che è stato detto domenica sera, quanto se si decide di fare un passo indietro, quindi da segretario si dà le dimissioni e si manda avanti un reggente, comunque sia, con un altro nome, come ha detto lei bene prima, allora è giusto rispettare, e questo ha reso vano. Beh. Abbiamo sentito, okay. Sì, un po' male, vabbè. Cioè. Ha reso vano la direzione di oggi, perché effettivamente la linea era già stata dettata. E ha un partito che insomma ha le difficoltà che ha sofferto molto, secondo me si è impoverito dal fatto che si è tutto proiettato su una leadership, non in realtà considerando il partito in tutte le sue pluralità, e questo si è visto, si è impoverito di molto. Però è come dire, il lupo perde il pelo ma non il vizio, e quindi siamo punto e a capo. Il dispiacere più grosso probabilmente l'ho provato oggi, perché a mezzogiorno, insomma, all'ora di pranzo, prima della direzione, guardando i telegiornali, l'unica cosa che si diceva era: oggi direzione del PD, vedremo la conta interna, chi la spunterà. Ma come? Cioè, sono 2 mesi, siamo senza governo, ci sono i problemi che ci sono, e il Partito Democratico, come dire, appare come quello che in realtà si sta guardando dentro e non sta guardando fuori. Si parla, questo sempre è, si parla, no? Esatto, del dentro, della conta, chi c'è, chi non c'è, però alla fine di tutto si è parlato, fuorché, perché insomma l'esito cosa dice? Che non si farà un accordo né con i 5 Stelle e tantomeno con il centrodestra. Quindi insomma mi sembra che siamo al punto di partenza. D'altra parte, cioè, poi i cronisti vanno sui contrasti all'interno del Partito Democratico, ce ne sono tanti, come anche in altri partiti, ma esatto, diciamo lì. Però insomma prestare anche il fianco mi sembra un po' eccessivo. Dopodiché spero che insomma, fatta la direzione, adesso Martina ha un mandato, chiamiamolo così, almeno fino all'assemblea. Certo è che insomma c'è bisogno assolutamente di rifondare il partito, ma proprio dalla base, e su questo effettivamente anche come insomma si è mossa la Lega, più che la coalizione di centrodestra, a mio avviso, cioè anche proprio Salvini in questi 2 mesi ha gestito, non ha sbagliato una mossa, insomma bisogna riconoscerlo. E anche il fatto si sta tentando, dicono alcuni osservatori, Salvini di attribuire tutta la responsabilità di questo stallo e il dover andare alle elezioni a 5 Stelle, no? È un po' questo. Esattamente. E dice, anche oggi ha detto: io voglio tornare al tavolo, sono disponibile, basta che ci sediamo, no? Di Maio continua a dire di no, e quindi sì, ecco, questo è il gioco. Sì, sì, questo è il gioco, però anche il fatto di aver puntato molto sull'esito delle regionali, a mio avviso è molto importante, perché vuol dire che realmente tu hai un radicamento sul territorio, ed è lì che bisogna lavorare, altrimenti poi il partito si svuota e arrivi con un partito molto ristretto, con poche persone all'interno, con la fatica a portare avanti realmente dei progetti, e poi succede come oggi che della direzione di tutto si è parlato, fuorché di quello di cui si dovrebbe occupare un partito. Lo dico con molto rammarico, perché insomma da iscritta al Partito Democratico vorrei che, ecco, adesso ci si mettesse e si lavorasse di nuovo a recuperare l'origine federale, che era quella del Partito Democratico. Allora, come cittadino di Treviso desidero il Vangelo di Gentilini, perché non stamparlo, come ricordo a tutti i trevigiani, Franco da Treviso, ne ha parlato anche ieri sera lo sceriffo, che compirà 89 anni il 3 agosto. 5 Stelle vadano finalmente a casa, sono incapaci, Salvini purtroppo è tornato da mezzi uomini. Allora, giustamente il Presidente Ciambetti ricordava il ruolo difficile di Mattarella, che non sa più che pesci pigliare, insomma, in uno stato, ieri abbiamo titolato Mattarella sull'orlo di una crisi di nervi, insomma, ed è abbastanza immaginabile. Però su Mattarella volevo sentire Maurizio Costanzo, di cui ammiro sempre l'equilibrio, insomma la calma,
è sempre molto sereno, non va mai sopra le righe. Maurizio, allora, con la calma che ti contraddistingue, cosa ne pensi del Capo dello Stato in questa situazione? Un commento equilibrato e questo fa Johnny B. Good con Mattarella da pazzi. Sergio B. Good, la Lega e 5 Stelle sono convinti che il carico di 100 sarà da quale, forse nel cilindro il presidente avrà un grosso due ripicche che li colpirà, il nuovo esecutivo tecnico verrà, per i fondelli Sergio tutti prenderà. Oh, go! Adesso, c'ha la pancia, non mica da ridere, Go, Mattarella, go! Noi li abbiamo presi come opinionisti e invece fanno queste uscite. Go, Mattarella, go! Sergio, be good! Pure, pure la chitarra. Ma no, no, non possiamo ospitarli ancora questi giornalisti della televisione. Ma insomma, siamo diciamo ben sopra le righe. Adesso vedremo se far intervenire anche Feltri, perché non vorrei che facesse desse lo stesso taglio ai suoi commenti. Allora, prima di andare da Nicola Finco e dagli altri ospiti, Carmine Bianco, allora, secondo lei Di Maio può avere commesso degli errori in questi ultimi giorni? C'è chi dice che si è fatto prendere la mano, insomma, che vuole per forza fare il Presidente del Consiglio e quindi ha favorito questo stallo? Di Maio si è presentato agli italiani e ha chiesto il voto come premier, quindi è anche legittimo poi chiederlo, insomma, ecco. No, io volevo un attimo ritornare alla questione del fare il governo e le elezioni che sono state in Friuli e in Molise. Sì, noi siamo stati puniti perché Di Maio, dal punto di vista istituzionale, ha dato una mano, come ha detto ieri sera da Bruno Vespa, voleva dare una mano al Presidente per dare finalmente un governo a questa disastrata Italia. Lo ha fatto con Salvini, sappiamo com'è andata, e lo ha fatto anche con il PD, ma alla luce del sole, perché lo aveva detto tante volte in campagna elettorale: qualora non si raggiungesse il 40%, chiederemo a chi ci sta un accordo, a un programma, o un, adesso si chiama contratto di governo, no? Ecco. E lo ha fatto, ha pagato il suo scotto, qualcuno non ha capito il suo senso e quindi abbiamo pagato in Friuli come anche in Molise, ma secondo me andava fatto, perché molte volte bisogna fare anche delle cose impopolari, non bisogna guardare sempre al borsino elettorale, perché altrimenti le riforme come si fanno? Molte riforme sono naturalmente ti tirano addosso dell'impopolarità, e penso che questo è avvenuto a Di Maio, ma la linea è stata chiara, l'ha detto anche in campagna elettorale, l'ha tenuta avanti, l'ha portata avanti, e quindi adesso aspettiamo Mattarella, che oggi pare abbia detto ai partiti: c'è un'altra maggioranza che non abbiamo ancora esplorato. Questo è il tema di questa sera, potrebbe esserci un'altra maggioranza che ancora non è saltata fuori. È escluso i 5 Stelle con il centrodestra, è escluso i 5 Stelle con il PD. Chi rimestra gli altri due estremi, cioè centrodestra con centrosinistra. Quindi ne prenderemo atto se c'è questa fine ultimo, che poi dopo, secondo me, col Rosatellum era chiaro.
Partito Democratico adesso non si può tirare indietro, perché sapeva benissimo, quando ha fatto questa legge Rosatellum di Rosato, che un puro proporzionale non consentiva a nessuno di governare. E non, quindi, non è un puro sì, è un puro ancora più caos, con un puro attivo, è un d'accordo, però adesso per non essere, per essere precisi, perché ovvio che, infatti, io ho votato contro quella legge lì, perché era una legge per far sì, per fare le grandi imprese. Sì, noi abbiamo votato contro, giustamente, però ecco, ha dei correttivi, però è un proporzionale. Nel senso che le tre anime del Parlamento si devono mettere a parlare, Parlamento si chiama per questo, Parlamento si devono parlare, altrimenti i cittadini che li votano a fare i parlamentari, se non parlamentano fra di loro. Quindi in sostanza, Piero, lei dice ci sarà il famoso inciuccio centrodestra, centrosinistra, ma non parliamo di inciucci, l'Italia aspetta un governo. Che sia centrodestra con centrosinistra o con non so, con i 56 parlamentari irresponsabili, siamo responsabili, a volte si chiamano traditori, a volte si chiamano inciuccioni, adesso non diamo ecco, se qualcuno si vuole mettere al tavolo e quindi fare un governo, noi ci abbiamo provato. Non tanto. Ci abbiamo provato con il centrodestra, non è andata come è andata. Ci abbiamo provato con il centrosinistra e abbiamo anche Non l'avete presa, perché quando si fanno le trattative normalmente si va al tavolo e tutti fanno un passo indietro. I 5 Stelle non sono venuti al tavolo. Il PD neanche venuto al tavolo. Allora, quando Di Maio ha detto sono io il Premier e ha dato altro Premier. Ma cosa c'entra che gli altri sono cambiati come premier? Quando si vede che nessuno c'è la maggioranza, la politica è l'arte della mediazione e della condivisione. Non c'è nessuno che ha vinto da solo, bisogna fare un governo insieme. Per fare un governo insieme normalmente si comincia a parlare e tutti fanno un passo indietro. Salvini ha fatto un passo indietro, Di Maio non l'ha fatto, anzi ha messo dei veti, a quel punto lì era logico che non parlasse. Dunque sta con 5 Stelle. Non vogliono loro non andare non è mai partito. In queste tre settimane non ci si è fatto il non è stato un tavolo, a me risulta di Martina ha detto devo prima c'era il centrodestra, però mi faccia concludere anche il ragionamento, perché altrimenti così ci faremo addosso. Martina ha detto che c'era la possibilità di parlarsi, ok, e aspettavamo oggi il PD che decidesse se sedersi o meno al tavolo. Il tavolo non c'è stato e lei dice non ha fatto il passo indietro. Ah, il tavolo non c'è stato. Con il centrodestra sto parlando. Il centrodestra non è neanche partito da noi. Allora, sera Di Maio. A me non mi risulta. Allora, se vogliamo dire qua ognuno la sua storia, però la storia di queste settimane è abbastanza chiara. Allora adesso, no, se volete voi, volete lanciarla, perché sennò andiamo troppo avanti. Disastro Deutsche Bank, 79% di utile, 60 miliardi di NPL, crediti di marcia in pancia, curioso che la BCE è sempre attenta a fare le pulce alle nostre banche, taccia. Allora, Nicola Finco, tanto c'è stato il caso di Di Maio che ha lanciato delle accuse molto dure, no? Ha detto Salvini non vuole elezioni perché la Lega ha problemi finanziari e il cavaliere Berlusconi tiene Salvini, diciamo, per il guinzaglio, lo ricatta, cioè tra virgolette, questo è un po' il senso del discorso di Maio. Salvini ha risposto minacciando delle querele, non per diffamazione. Sì, questo a mio parere è un po' il delirio di un capopartito che si trova in difficoltà. D'altra parte lui adesso inneggia e chiede il voto quando lui stesso qualche mese fa ha dichiarato questa legge incostituzionale.
E d'altra parte l'atteggiamento che abbiamo visto in questi giorni di un Di Maio del Movimento 5 Stelle è fortemente indebolito, perché se un movimento, per carità, stiamo parlando di Friuli, ma se passa nel giro di un mese e mezzo dal 24 al 7%, qualche domanda forse se la deve fare. Sicuramente per i riflessi a livello nazionale, ma anche perché forse questo è un partito che non è radicato a livello territoriale. E quindi, non essendo radicato a livello territoriale, non rappresentando le esigenze dei territori, quando si deve confrontare con il territorio e con i cittadini, e non a livello politico nazionale ed europeo, è un partito che risulta sostanzialmente debole. E questo lo dimostra anche la linea politica che sta portando avanti questo movimento. Perché, come diceva appena adesso Bragantini, se tu hai i numeri puoi fare l'arrogante, puoi fare il ducetto e puoi imporre le tue scelte. Ma quando tu non hai i numeri, è vero che sei il primo partito, ma non hai i numeri in Parlamento, tu non puoi far altro che trovare una mediazione all'interno del contesto istituzionale. Cosa che ha fatto Salvini fin dal primo giorno, mantenendo anche una coerenza, perché non abbiamo deciso di mollare Fratelli d'Italia piuttosto che Berlusconi, perché ci siamo presentati assieme ed è giusto andare avanti assieme. Quando il centrodestra è compatto vince, quando si divide perde, e quindi penso che il successo anche a livello territoriale del Molise, ma anche del Friuli, sia la risposta dei cittadini a chi comunque in politica mantiene una certa coerenza, una certa linea. Quello che dispiace è che comunque, nonostante le offese, le accuse fatte ieri da Di Maio, oggi Salvini comunque ha continuato a dimostrarsi una persona capace, aperta al dialogo. Ha detto anche oggi nuovamente a Di Maio: io sono disposto comunque a trovare un accordo, non col PD, perché il PD giustamente ha perso ed è giusto che resti l'opposizione, ma con l'altra forza che ha vinto. Loro continuano a porre dei veti, sì con voi ma non con Berlusconi, ma io non capisco questa cosa. Noi ci siamo presentati come coalizione, la legge elettorale parla di coalizioni, siamo la prima coalizione e quindi abbiamo la maggioranza del paese dalla nostra parte. Non riesco a capire perché Di Maio vada a sindacare i nostri alleati, come noi non ci siamo mai permessi di dire se all'interno del suo partito ci sono delle figure che ci piacciono o meno. Noi non pretendiamo che nessuno ci venga a dire cosa dobbiamo fare in casa nostra, ci siamo presentati in maniera compatta e in maniera compatta andremo avanti nei prossimi mesi. La questione è che o la situazione insomma si risolve nel giro di qualche giorno con, se non altro, un mandato esplorativo a Salvini per vedere di comunque trovare un'intesa a livello parlamentare, altro vedo poche soluzioni. Senta, se non quella. Questa ipotesi che faceva Bianco, cioè di un governo Salvini centrosinistra, cioè, secondo lei è plausibile? Cioè, no, è no, io la vedo veramente una ipotesi molto remota e molto lontana. Secondo me l'obiettivo giunti in questo momento è quello di trovare un'intesa per poter fare la legge finanziaria, la legge elettorale e tornare al voto. E in questo momento o si trova una maggioranza trasversale, quindi tra tutte le forze politiche, oppure ci sarà il governo del Presidente, si faranno queste due riforme che servono e poi con il nuovo anno si andrà ovviamente al voto. Ottobre si potrebbe fare. Sì, la follia di andare al voto ad ottobre è che comunque espone il Paese a tutta una serie di insomma, pericoli anche da un punto di vista finanziario. Ci sono le clausole di salvaguardia che rischiano di portare l'aumento dell'IVA e comunque in questo momento ritornare a votare con questa legge elettorale a mio parere non permetterebbe grandi cose, perché magari noi possiamo guadagnare qualche voto in più e qualche seggio in più, ma lo andiamo magari a sottrarre a Fratelli d'Italia o Forza Italia. E quindi in questo momento nessuno al 41%. Secondo me quello che è saltato oggi è l'accordo dei moderati, perché chi ha studiato questa legge elettorale secondo me aveva in mente magari un nuovo patto del Nazareno, no? Certo. Con la situazione che c'era, certo, magari qualcuno pensava il PD si consolida, Forza Italia si consolida, certo, poi mettiamo da parte hanno gli fatto estremismi, i conti senza facciamo l'ostra, certo, un nuovo patto del Nazareno e facciamo il governo dei moderati. Purtroppo questo sistema è saltato e le due forze, diciamo, non più estreme, ma più diciamo che rappresentano anche il malessere del paese, hanno avuto un successo a livello elettorale e quindi ha un po' scardinato il sistema paese. Oggi però una grande responsabilità ce la devono avere chi ha vinto le elezioni, noi la nostra faccia, la nostra disponibilità la stiamo dando tuttora, qualcun altro sta giocando a un passo avanti, un passo indietro, sta di fatto che già oggi gli elettori con le ultime elezioni li stanno penalizzando, ma basta vedere il video fatto l'altro giorno da Di Maio, quando un leader fa un video registrato senza la possibilità comunque di interagire con i follower e oltretutto non rilascia nessun tipo di dichiarazione, e fa capire che comunque è un movimento in forte difficoltà. Senta Barison, un rischio di cui si parla per chi ha vinto le elezioni è che
più si sposta in là la data di eventuali elezioni anticipate, più si rischia che la gente che si aspettava dai vincitori dei fatti, e cioè, i fatti sono quelli che sono, di cui si è parlato tanto, la flat tax, l'abolizione della legge Fornero, il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, la gente non è che sta a pensare ai tempi tecnici, no? La gente dice, ma allora quello che hanno detto, questa diciamo delusione potrebbe elettoralmente avere delle conseguenze su chi ha vinto, in sostanza? Sicuramente ha delle conseguenze, perché non c'è dubbio che la campagna elettorale ha alimentato tutta una serie di aspettative tra i cittadini che adesso invece si trovano con un nulla di fatto. Pensiamo un po' a qual è stato l'andamento del voto in Italia, dove al sud abbiamo visto un prevalere dei 5 Stelle dovuto al fatto che il sud è in una situazione di grave crisi economica e occupazionale, pertanto c'era una grande aspettativa sul reddito di cittadinanza, è inutile che ce lo nascondiamo. Al nord invece il voto che è prevalso verso il centrodestra è pieno di aspettative verso la piccola e media impresa e l'Italia che produce, che chiede un abbassamento delle tasse, quindi la flat tax, e sicuramente una sburocratizzazione per consentire a chi oggi lavora di poter essere più competitivo rispetto agli altri paesi europei e internazionali. Oggi invece viviamo una situazione di stallo, ma già iniziano a scoppiare i primi casi anche di malcontento. Pensiamo per esempio alla questione degli insegnanti, che è all'ordine del giorno proprio di queste ore, dove abbiamo gli insegnanti con il diploma magistrale che, pur essendo messi a ruolo, non vengono più confermati a partire da settembre. Questa gente qua si aspetta che ci sia un governo che riconosca i diritti acquisiti da queste persone, che hanno avuto una cattedra, sono state messe a ruolo, cioè, sono a tempo indeterminato, e oggi improvvisamente rischiano di rimanere a casa da settembre. Questo è un caso emblematico. Abbiamo la questione appunto poi dell'Europa, perché l'Europa oggi ha gli occhi puntati, e questo significa mettere in grossa difficoltà il paese Italia, perché qualora si inizino delle manovre speculative verso il nostro paese, i conti non tornano più, perché è vero che l'anno scorso abbiamo registrato un aumento del prodotto interno lordo che in qualche maniera dà dei segnali di ripresa, però la ripresa, se non viene consolidata, noi corriamo il rischio di tornare indietro, e questo secondo me è il punto più delicato per il quale la gente si aspetta un governo che sia in grado di dare delle risposte. Purtroppo oggi i partiti non stanno dimostrando questa attenzione, e noi come Fratelli d'Italia l'abbiamo ribadito anche oggi, visto che i 5 Stelle dicono di andare al voto, che oggi il Partito Democratico non vuole andare né con i 5 Stelle né con il centrodestra, noi diciamo, date che Mattarella dia l'incarico a Salvini, ci presentiamo in Parlamento e chiediamo una maggioranza per dare un governo a questo paese. Questa è l'unica soluzione possibile in questo momento. Se non c'è questa, è evidente che dovremo gestire i prossimi mesi in modo tale da evitare un ritorno indietro per quanto riguarda la situazione economica di questo paese. Purtroppo ancora una volta ha delle aspettative che non troveranno risposta da parte di un governo che oggi non c'è. Allora, Barison giustamente ricordava un altro caso sbelli, che è quello delle insegnanti di ruolo precarie che potrebbero essere licenziate, non avere mai la cattedra, non avendo solo il diploma di maturità e non avendo la laurea. Questo per le scuole primarie. Decisione del Consiglio di Stato, rivolta delle insegnanti. Andiamo a Padova e vediamo cosa dicono, e poi anche a Venezia.
le maestre padovane, venete e italiane rischiano il licenziamento di massa in tronco. Una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso dicembre ha stabilito che il solo diploma non è abilitante per essere assunte a tempo indeterminato o per stare nelle graduatorie a esaurimento dei concorsi. Una decisione che ha sconfessato 7 precedenti sentenze. Circa 400 nel padovano e circa 900 in Veneto le maestre a rischio. Eppure un precedente decreto governativo aveva dato per buono il titolo di studio di maturità per insegnare nella scuola pubblica primaria. Per loro ora solo supplenze, cioè solo lavoro a termine. Al governo chiediamo un decreto d'urgenza che permetta la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, come è già successo nel 2008 e nel 2012, e che permettano ai insegnanti di entrare in queste graduatorie ed essere stabilizzati una volta per tutte. C'è anche il problema della retroattività della sentenza del Consiglio di Stato. Ci sono quindi insegnanti assunti a tempo indeterminato, solo diplomati, perciò con un titolo di studio ritenuto a suo tempo sufficiente dal Ministero, ma che per effetto di questa sentenza rischiano il posto. Chi comunque ha firmato un contratto a tempo indeterminato ed è stato costretto a farlo, altrimenti sarebbe stato depennato dalle graduatorie ad esaurimento, e in caso in cui la sentenza fosse negativa, come si presuppone che sia, verrà licenziato a breve. Sapreste riconoscere una maestra laureata da una solo diplomata? Noi valutiamo la sostanza, la nostra maestra è bravissima, ok? Le vogliamo molto bene, abbiamo valutato le capacità, il rapporto che ha creato con i nostri figli e non vogliamo rischiare di perderla. Servizio di Guido Barbato, allora, Margantini, vabbè, questa è una delle vicende che un governo dovrebbe affrontare, no? E nelle more, tra l'altro, scusi, io ho detto precarie, questi sono insegnanti di ruolo, no? Quindi proprio è ancora più grave la situazione. È ancora più grave perché ovviamente hanno avuto un'aspettativa di vita, probabilmente hanno fatto anche dei mutui e via dicendo, e adesso si trovano da un momento all'altro la possibilità di essere licenziate e non possono fare ricorso, una cosa abbastanza assurda. Per quanto riguarda questa legge elettorale e questa situazione, una situazione che era prevedibile che venisse fuori, è già stato detto, quando è stata fatta questa legge giù a Roma, io ho votato contro come gruppo Fare. Dopo, ovviamente, con questa legge elettorale, noi che siamo di centrodestra abbiamo fatto l'accordo nel centrodestra insieme con la Lega, con Fratelli d'Italia e Forza Italia, e siamo ancora in questa coalizione. La coalizione ha vinto, ma ovviamente non essendoci un vero premio di maggioranza, perché è un misto sconclusionato, bisognava trovare degli accordi e onestamente bisogna dirlo, il centrodestra ha fatto i suoi passi, ha fatto dei passi indietro dicendo il premier vediamo chi può essere la figura che può accontentare tutti, si è stato fatto un discorso sui programmi, anche sui programmi si è visto in televisione che su alcune tematiche si sono fatti delle aperture, da parte dei 5 Stelle non mi sembra che ci siano state fatte queste cose. Perché Di Maio ha detto, bene, però il premier deve essere io, bene, ma tutta Forza Italia deve dare l'appoggio esterno, anzi, due settimane e mezzo fa ha detto, addirittura anche Fratelli d'Italia doveva rimanere fuori, ma allora le trattative non si fanno così, la politica è l'arte di trovare la soluzione ai problemi, lo Stato in questo momento è senza un governo dei pieni di poteri e dobbiamo trovare una soluzione. Bisogna trovare una soluzione anche per ritornare al voto, perché la settimana scorsa che Di Maio ha lanciato dicendo propongo a Salvini, andiamo tutti e due da Mattarella a dire si vota a giugno, a parte che a giugno non si può votare per problemi tecnici, perché non ci sono i tempi, dunque ha detto anche un'inesattezza gigantesca, lui è stato vicepresidente della Camera, dove conoscere questa cosa. Ma poi cosa ritorniamo al voto con un sistema elettorale che ha già dimostrato che non può funzionare, perché era stato probabilmente costruito per fare un nuovo patto del Nazareno, infatti Fratelli d'Italia ha votato contro, come abbiamo votato contro noi di Fare, e altri hanno votato contro come i 5 Stelle perché sapevano che era stata fatta contro di loro, ma tutte le altre forze politiche hanno votato a favore. Ma perché hanno votato a favore? Perché nessuno si aspettava che i 5 Stelle, soprattutto il Sud, riuscisse a prendere così tanti collegi uninominali. Perché se non prendeva così tanti collegi nominali, in questo momento si poteva tranquillamente fare un governo che sarebbe stato chiamato delle larghe intese, che sarebbe stato chiamato tecnico, che si sarebbe trovato una soluzione come è successo 5 anni fa,
che dopo magari sarebbe durato per 5 anni, ma non risolvendo i problemi del paese. Perché quando io sono contro le ammucchiate, o meglio, le ammucchiate servono, se sono per 6 mesi, 1 anno, per trovare una soluzione tecnica. Mi ricordo nel 2013 quando mi hanno detto facciamo il governo, noi eravamo l'opposizione e sono rimasto l'opposizione per 5 anni, per semplicemente per 2 motivi, legge elettorale e riforma della Costituzione, siamo durati 5 anni. E non è servito. Pagatini, non è un grosso ostacolo al prossimo voto, anche mettiamoci nei panni dei neoeletti, no? Sono quasi 1000 parlamentari che rispetto a, sono stati appena eletti, hanno preso, prenderanno alcuni stipendi magari senza fare molto in questo periodo, ma la prospettiva di dover tornare a voto e quindi per metà dei parlamentari eletti significa... Non rientrare in grande. Allora, dobbiamo guardare i parlamentari eletti o i parlamentari eletti. Noi dovremmo guardare lo Stato, perché sennò a questo punto. Ci sono già i primi responsabili. Sì, ma quelli ci saranno sempre. Il Parlamento è lo specchio della società. Ma voglio dire, faranno di tutto. La società faranno di tutto. Come sempre. Faranno di tutto per non tornare a fare un'impressione enorme. Però contiamo che con questa legge elettorale. È anche vero che chi adesso fa, tra virgolette, dovremmo trovare così tanti responsabili che facciano un nuovo partito che sanno di durare 5 anni, però non sono finiti. Certo. Perché alla fine con questa legge elettorale, un altro dei difetti di questa legge elettorale, ma come erano dei difetti del tra virgolette Porcellum e anche del Mattarellum, perché erano i partiti che decidevano in quale collegio mettere le persone e dunque nei collegi sicuri si mettevano gli amici, o gli amici o i della struttura, non dico che magari sono delle persone affidabili. Però ovviamente, e questo è un limite e per molti versi, è che tutti quelli che sono adesso in Parlamento sanno che sono lì grazie ai loro segretari, ai loro partiti, dunque, e non agli elettori. Voglio vedere chi è che dice, o veramente disparati che dicono tanto ormai ho finito il giro e ne fa lo stesso, ma trovarne 500-600 persone che facciano questo ragionamento, e poi spero onestamente perché siccome molti li conosco, sia di quelli che sono ritornati a fare i parlamentari, sia anche dei nuovi entrati, che molti sono persone veramente che fanno politica per passione, soprattutto parlo delle persone del centrodestra che riconosco tutti, e dunque non fanno queste cose perché si va per cambiare lo Stato e si fa politica per passione e per impegno civico, non per interessi economici, sennò uno allora, fa un altro mestiere. Dopo il PD assistenzialista del Sud arriva il supporto del 5 Stelle, se non è zuppa il pan bagnato, ma il Nord deve sempre mantenere i 3/4 di questo disgraziato paese, detto libero Teodoro Bassano. Senta Bianco, non possiamo non parlare della vicenda Fico, perché Fico è nella bufera perché la moglie ha una colf pagata in nero, no? E quindi si è scatenato di tutto e di più, perché insomma il vostro cardine, uno dei vostri cardini era onestà, chi sbaglia viene subito. Come la vede lei? Cioè è un peccato veniale oppure un peccato e va comunque sanzionato? Qualcuno dice addirittura con le dimissioni del Presidente della Camera. Beh, questo naturalmente ne risponderà Fico e noi non facciamo sconto a nessuno. Se ha sbagliato, noi come abbiamo fatto con gli 8 parlamentari che non hanno donato parte del loro stipendio come promesso, li abbiamo messi fuori, li abbiamo messi alla porta, quindi questo succederà, però lascio a Fico il compito di difendersi e di rispondere delle azioni della sua compagna, che ripeto, della sua compagna e non sue personalmente, perché lui ne ha una colf regolarmente portata in regola a Roma, e quindi queste sono cose che sono cose personali. Però volevo un attimo rispondere prima per quanto riguarda anche alcuni sms che arrivano, che i 5 Stelle non hanno fatto un passo indietro. Ieri sera io non c'ero, quindi mi fido di quello che il nostro Di Maio ha detto a Vespa. Ieri sera Vespa ha... Una cosa, la colf in regola. Nei rimborsi che poteva scaricare. No, questo è battuto, dai. Allora, per quanto riguarda invece la risposta ad alcuni sms e quello che si è detto prima,
Di Maio ieri sera ha detto che il passo indietro non è stato mai chiesto a Di Maio dal centrodestra. Il centrodestra ha detto noi abbiamo vinto, il Premier sarà l'espressione di questo centrodestra e con Salvini, cioè con Berlusconi non rompiamo. Quindi queste sono le prerogative paventate a Di Maio. Di Maio naturalmente ha detto vabbè, se questo è il quantum, se io devo fare un passo indietro e non lo può fare Berlusconi, allora a questo punto non ci sto. Ma cosa dovevamo dire noi? No, mai, io sto dicendo quello che no, siamo una coalizione vincente del paese, all'interno di una legge elettorale che parla di coalizione. Però okay? Noi abbiamo preso a casa il 37,5%, voi il 33%. Allora, perfetto. Se voi pretendete di governare il paese col 33% da soli, fatelo. Fatelo, ma siccome non avete i numeri dovete per forza trovare un'intesa. Noi per primo Salvini ha detto io sono disponibile a fare un passo indietro, ok, come Premier, se serve per trovare comunque una soluzione per dare un governo al paese. Voi no, io non c'ero, evidentemente il vostro politico di professione io non ero presente, ha detto devo fare io il Premier, devo decidere io il programma e devo decidere io con chi fare le alleanze. Io non ero presente, ma stiamo scherzando, io non ero presente, il problema è che voi siete non tu in prima persona ma i tuoi sono degli irresponsabili, perché se oggi il paese in questa maniera non è di sicuro per colpa del centrodestra, perché lo sta ancora dimostrando che ha la volontà di trovare una soluzione. Ieri avete chiesto di andare al voto. Dove andiamo se andiamo al voto domani mattina? Mi dice dove andiamo? Se non c'è una maggioranza, se non c'è un governo, se il PD non vuole appoggiare né un centrodestra né un centro, quindi torniamo con la legge che voi avete dichiarato pubblicamente che è incostituzionale. E voi avete votato. Perché c'era bisogno di una legge qualsiasi. Ma non una qualsiasi. Qualsiasi, perché era dal 4 dicembre 2016 che bisognava cambiare la legge, certo. Il rischio era di arrivare a votare a maggio 2018, a giugno 2018. Certo. Abbiamo votato una legge che era quella votata in quel momento quello per andare a votare. C'era il Tedeschellum, prima possibile. C'era il Tedeschellum che era stato approvato in commissione da tutte le forze politiche. No. Il PD, diciamo dalla maggioranza. No, vabbè. No, no, allora, non c'era nessuna legge. Ma come? E poi sono portato in Parlamento. Bisogna essere precisi. Era stato presentato un testo base, certo. Che il testo base semplicemente dice questo è il testo, cominciamo a metterci gli emendamenti. Perfetto. E una ipotesi era quella lì, che però è stata subito ritirata dai due relatori. Dunque non c'è stato votato dai due relatori che erano. Rosato. C'era il rappresentante del PD e Fiano che l'ha presentata e uno del il presidente di commissione che era di scelta civica. No, è stato ritirato. Allora, quando si presentano le leggi, vabbè, ci sono varie leggi. Se arriva in commissione si fa un testo base tecnico, e quello di testo base in cui si mettono gli emendamenti. Dunque non è stato votato nessun testo base per partire a ragionare. Allora perché non è stata votata quella ed è stata votata questa? Perché non stiamo i relatori sul tecnico, quando hanno visto, hanno sentito tutto. Andiamo sui problemi. Hanno visto. Andiamo sui problemi concreti. Non dal 4 dicembre, ma da quando c'è stata la sentenza del sentenza costituzionale. Consultellum che era doppio, perché era in base alle due però questo problema con questo sistema elettorale c'era ancora più caos, perché sarebbe stato il Senato una maggioranza e la Camera un'altra ancora, dunque di sicuro là sarebbe stata l'ingovernabilità. Tantissimi sms sui migranti, davvero moltissimi, ecco ne un altro per esempio, paradossalmente Salvini e tutti i leghisti dovrebbero ringraziare gli immigrati, se hanno raggiunto il 6% alle nazionali, altrimenti la Lega si sarebbe attaccata a Trump come meriterebbe, eccetera, eccetera. Allora, sui migranti, io volevo sentire Vittorio Fetti, perché mi diceva, ho letto anzi un suo pezzo, me ne parlava diverse settimane fa, qui doveva
aveva una sua teoria per far cambiare rotte ai barconi in mezzo al mare. Vittorio, cos'è che volevi intendere con questa, con questo progetto? Vediamo. Se a Gentiloni i profughi tu non li fermerai, Nini ti fece più di Berlusconi e i flussi migratori rallentò. Mamma mia ragazzi, ma io propongo non riusciamo a tornare in Libia proprio quando sono in mezzo al mar, che tornino da dove ma sono venuti, ma questo è Feltri, non è un... così la Libia non dobbiamo pagare. Vittorio, ma cosa mi conviene? Ma anche tu adesso ti dai accanto, robe da matti, robe da tu non remare prima che arrivare. Usate la penna, fate i commenti editoriali, non questa era. Nessun altro partirà, quando il barcone torna nessun altro partirà. E anche la Rema, eppure Rema. E tutte ste cooperative parole da me continuano imperterrite a lucrare. Non so, prendiamo satellite che accoglienza dovremmo quanto prima scomperar. Mi sembra di vedere un ex ministro che voleva anche i migranti del Perù, voleva averne altri pure in Cina, ed i migranti adesso non è più. Non è possibile, è possibile che invece di scrivere o di parlare si mettano, intonino o facciano queste cose. Vabbè. Stai a guardare, quando il vagone torna nessun altro partirà, quando il vagone torna nessun altro partirà. Ma cioè da Libero a Sanremo, eh? Vittorio, grazie, ma la prossima volta magari scrivi, mandaci un pezzo, lo leggiamo qua, oppure collegati telefonicamente. Grazie molte comunque, grazie a Vittorio Feltri. Oggi, dicevo, non sono intervenuti Vespa e Friedman, che erano impegnati, meglio perché avrebbero probabilmente cantato. Allora andiamo, torniamo alle insegnanti a rischio, che rischiano il licenziamento pur essendo di ruolo per via di una sentenza del Consiglio di Stato, e le abbiamo viste a Padova, adesso vediamole a Venezia. Mentre a Roma migliaia di insegnanti sono scese in piazza per far sentire la loro voce, chi non ha potuto raggiungerle si è ritrovato davanti alla prefettura di Padova. In Veneto sono 3.000 le diplomate magistrali che rischiano di trovarsi su una strada se non sarà emanato urgentemente un decreto legge a loro favore. E per questo da lunedì hanno iniziato anche lo sciopero della fame. A sostenerle molti genitori. Noi chiediamo che ci sia la soppressione della retroattività che ci porta via praticamente la nostra maestra, perché i nostri figli adorano la maestra e non vogliamo perderla. Non vogliamo trovarci a settembre con un vuoto educativo, con un vuoto di insegnamento, e chiediamo una garanzia, vogliamo delle risposte brevi come cittadini, come genitori e come genitori che amano i loro figli. Solidarietà alle insegnanti e alle famiglie in protesta è stata espressa anche dall'assessore regionale Donazzan, che ha confermato l'attenzione e il pressing della regione per una soluzione politica sulla vicenda delle insegnanti diplomate escluse dalle graduatorie ad esaurimento. Più o meno, scusate, era lo stesso servizio di prima, però è andato sia su Venezia che su Padova, ma la manifestazione era la stessa. Vediamo, già che ci siamo, l'intervento di Elena Donazzan, assessore all'istruzione e al lavoro della Regione del Veneto. Vediamo cosa dice. L'ennesimo pasticcio di non solo della buona scuola, ma delle interpretazioni che in questo caso la magistratura, il Consiglio di Stato, quindi la magistratura amministrativa, ha posto in essere. Senza maestre con il diploma magistrale la scuola veneta non potrà partire a settembre, quindi è evidente che c'è bisogno di una soluzione. Io credo che la soluzione debba essere politica. Il Parlamento, che oggi latita perché a causa del 5 Stelle non si formano nemmeno le commissioni, il primo atto che deve fare è porre una sanatoria, mantenendo i diritti di coloro che hanno fatto tutto il percorso necessario, ma anche i diritti di coloro che stanno insegnando da anni, e nessuno ha detto loro che non erano in grado di insegnare, anzi. Elena Donazzan, allora Vivian Moro,
Beh, secondo lei questa possibile aggregazione centrodestra, centrosinistra, che potrebbe in qualche modo, anzi sicuramente si dice che Renzi sarebbe favorevole a un ritorno al Padre Nazareno, uno scenario così eventuale, che cosa, come la pensi? No, al di là del risultato della direzione di oggi, che ha certificato, ha detto che nessuna alleanza né col Movimento 5 Stelle né tantomeno con la coalizione di centrodestra, ritengo che sia altamente improbabile, ma al di là che dell'improbabile, non è corretto, è una sorta di alleanza che non credo possa avere grossi sviluppi, anche perché in questo caso non si sta parlando, si parla secondo me erroneamente di patto del Nazareno, nella misura in cui un conto era mettere insieme due forze politiche che in qualche modo erano più verso il centro, cioè centro-sinistra e centro-destra, in questo caso una coalizione più ampia, dentro anche la Lega, che ha superato Forza Italia, e credo che anche su certe posizioni, che è sicuramente più radicale, meno centrista, questo abbia anche agevolato e abbia concentrato i voti del centrodestra. Quindi dovresti fare un nuovo patto, francamente la vedo complicata, almeno per un governo di 5 anni con una prospettiva. Se invece si parla di fare un governo appunto del presidente con, tra virgolette, dentro tutti, per fare una legge elettorale, le incombenze quelle più strette, più urgenti, e tornare a votare, allora questo è un altro discorso. Mattarella ha detto: io, se non vi mettete d'accordo, più o meno ha fatto capire, e non trovate voi una soluzione, ho 3 nomi, no, per un presidente incaricato di un governo del presidente, in sostanza, no? Si è parlato di Mario Draghi, poi probabilmente sono in questa rosa, probabilmente non c'è lui che si dovrà dimettere da presidente della BCE, mi pare l'anno prossimo, quindi è un po' prematuro. Che tipo di cosa dovrà fare questo governo del presidente, in sostanza? Fare una legge elettorale e poi comunque si torna a votare, o cercherà di andare avanti? Potenzialmente potrebbe, abbiamo già visto, è già stato fatto, insomma, prima si faceva riferimento a un governo che doveva, quindi un Parlamento insediato, doveva portare avanti i lavori per qualche mese, in realtà poi ha durato tutta la legislatura, quindi ha fatto i 5 anni. Il problema però qual è? È che in un momento in cui, e io lo vedo anche al di là dei messaggi, la politica ha ragione, non è che sto dicendo che non sia così, però è mal vista, i politici peggio ancora, ma questo in realtà non fa altro che innescare una macchina che è una macchina infernale, perché anche qui governo del presidente, mettiamo anche che venga trovata una figura terza, si fa un governo e possa questo governo andare avanti per 5 anni. Non è solo questione di portare avanti una legislatura completa, e anche portarla avanti secondo degli obiettivi, non sempre dovendo pensare allo stretto necessario e all'urgenza, cioè ragiono oggi per domani e domani per dopodomani, perché altrimenti ci ritroviamo nella stessa condizione di 5 anni fa. Il paese, so che magari è un po' impopolare dirlo, però in questo momento avrebbe bisogno di più politica, non di meno politica, come dovrebbe essere a diversi livelli, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Cioè più politica, ma in che senso più politica? Non più gente che parla a vuoto, ma più politica nel senso di più politici, esatto, di spessore, che si mettano ad un tavolo e che si ragioni realmente di strategie, di visioni, di prospettive per un paese, e che sono prospettive che non devono essere nel breve termine, ma già 5 anni sono pochi, perché lo si vede anche a livello comunale. Il sindaco di solito, quando prende il suo primo mandato, si dà quasi per scontato che poi ne faccia un secondo, perché già modificare, dare una visione, uno sviluppo ad una comunità di 10.000, 15.000 abitanti è già complicato. È complicato farlo in 5 anni, te ne servono 10, figurarsi per un paese come il nostro.
Quindi in realtà se l'unico che comunque mi sembra prospettiva, anche perché comunque il voto al breve non ci si torna per le tempistiche, quindi l'unica prospettiva è comunque sia fare un governo momentaneo, legge elettorale, però io auspico davvero che poi si torni a votare. Allora fanno leva sui verdi perché sanno portare i pesi come i mussi, ci rubano i soldi, vengono a ricoprire tutti i posti pubblici, ci portano tutta la feccia africana, fanno scappare tutti i giovani. Quando siamo vecchi e malati, siamo un peso per questo Stato, ci fanno morire prima del tempo, basta Roma, basta mafia, Roby da Roncade, dal suo paese. Allora, prima di tornare da Roberto Ciambetti, facciamo un salto a Vicenza perché, come dicevamo ieri, c'è un nuovo candidato per il centrodestra dopo la vicenda di Fabio Mantovani, che era stato messo lì dai vertici, ci sono state proteste della base, dei partiti, insomma alla fine Carlo Rucco Francesco Rucco è il candidato del centrodestra a Vicenza, vediamo. Francesco Rucco, l'alfiere del centrodestra, l'uomo che è riuscito a ricucire la coalizione. E come ha fatto? Beh, oggi noi, se ce lo permette, svegliamo il mistero. Per farlo dobbiamo ritornare a 5 mesi fa, quando proprio noi gli abbiamo regalato ago e filo. Se lo ricorda, ve lo ricordate? Qui abbiamo un cadeau per lei, vede, qui c'è un kit per il cucito, vede, c'è tutto, c'è il filo bianco perché in questa operazione bisogna essere anche un po' democristiani, c'è quello azzurro per ricucire con Forza Italia, c'è quello verde per ricucire con la Lega, qui c'è anche per prendere le misure, che in politica è sempre importante, e poi lo spillo, attento a non pungersi, e buon lavoro. Grazie. Ora sarà veggenza politica, però proprio con quell'ago e con quel filo che gli abbiamo regalato noi, Francesco Rucco è riuscito a ricucire il centrodestra. Siamo maghi? Ecco, per esempio, se mi concentro, riesco a stabilire che ieri era mercoledì, oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarmi. No, non siamo maghi. E che Rete Veneta porta fortuna. Evidentemente Rete Veneta porta fortuna, è stata una buona profeta, ma credo che molto merito vada anche a chi abbia saputo in questi mesi cucire i rapporti con il centrodestra tutto, perché noi siamo un progetto civico appoggiato dai partiti. Ecco, in effetti chi è riuscito a ricucire in questi 5 mesi è proprio Francesco Rucco, ha fatto un corso di cucito? Sì, accelerato, in realtà i bottoni non so ancora cucirmeli, però voglio dire evidentemente i rapporti politici, sì. C'è talento per ricucire, per questo a 5 mesi di distanza noi le portiamo il diploma in sartoria politica rilasciata a Francesco Rucco per essere riuscito a ricucire il centrodestra. Sì, ringrazio Rete Veneta, evidentemente ho superato a pieni voti il corso, adesso vediamo di fare l'ultimo step con la cucitura finale, cioè la vittoria. Lei adesso, visto che noi siamo veggenti, vorrà sapere come andrà a finire, ma noi non glielo diciamo, per ora un passo alla volta, si accontenti di questo diploma e insomma Francesco Rucco oggi è il sarto del centrodestra di Vicenza. Sono il sarto del centrodestra di Vicenza, auspicando che questo sarto poi diventi uno stilista importante. Servizio Carlo Alberto Inghilea, almeno una pergamena potevamo dare, non un foglio da 4, diceva il Presidente. Ma fate concorrenza a Striscia Notizia, è la nostra iena, ecco, Carlo Alberto Inghilea ha messo in soccorso tutta Vicenza con i suoi servizi. Quando va in corso a fare interviste crea confusione. Crea confusione e poi devo dire ascolti, perché TG di Vicenza sta crescendo molto anche con queste, diciamo, queste interviste un po' a parte la gag appunto di Inghilleri, il fatto che si sia arrivati a una condivisione unica, ma che è partita anche mettendo insieme i programmi, non è stata una cosa, diciamo, semplicissima, serve appunto a dare una compattezza al centrodestra e soprattutto nella figura di Francesco Rucco, che ha rappresentato la vera opposizione alla giunta uscente, ci permette, e l'abbiamo anche già notato nelle altre coalizioni, ci permette di essere molto competitivi, anzi direi veramente in ottima posizione, proprio perché
mettere assieme le competenze di Francesco, i programmi stesi dai partiti, dai movimenti e facendo base anche sulle civiche che stanno appoggiando Francesco Rucco in maniera convinta, ripeto, Vicenza cambierà sicuramente aspetto e anche attività, si può sicuramente fare meglio e questo è il risultato appunto dei programmi condivisi negli ultime settimane. C'era uno scontro con Otello Dalla Rosa, che è l'avversario del centro-sinistra. Senta Presidente, il trionfo di Fedriga alle regionali, Friuli Venezia Giulia, nuovo Presidente dopo i 5 anni della Serracchiani, che opportunità offre questo nome, cioè Fedriga, esponente di spicco della Lega, in un blocco del nord, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria e tanti temi che riguardano sia il Veneto che il Friuli Venezia Giulia, i porto. Il sottoscritto partecipava appunto per la Regione Veneto nella scorsa legislatura alla conferenza delle regioni e conferenza Stato-Regioni. Adesso vado alla conferenza dei presidenti dei consigli regionali. Avere una sintonia politica, avere programmi comuni, avere situazioni che possono essere utili a territori ampi, a direi quasi a macro regioni, penso sia assolutamente positivo. Massimiliano ha dimostrato in Parlamento, ma anche quando faceva il consigliere comunale a Trieste, di saper cogliere opportunità, occasioni e di essere anche pragmatico. Ha avuto un premio chiaro dagli elettori in Friuli, la giunta verrà fatta in pochi giorni, quindi darà anche un segnale di efficacia e efficienza nelle prossime ore che è utile da dare alla gente, soprattutto anche con la responsabilità, un'investitura popolare come ha avuto Massimiliano Fedriga appunto domenica, e quindi io penso che veramente ci sarà un cambio di passo in Friuli, soprattutto sarà un presidente presente, quello che forse è mancato appunto negli ultimi 5 anni e che si è sentito sia nella macchina amministrativa della regione sia nel rapporto con i comuni, quindi sarà un presidente presente sul territorio e che andrà anche a riallacciare con comuni, con stakeholders, quel rapporto che probabilmente appunto è mancato fra regione e territorio. Averlo in compagine appunto magari anche in battaglie comuni in conferenza delle regioni, in conferenza Stato-Regioni, è sicuramente un valore aggiunto, ripeto, per l'intero nord-est che forse ne ha bisogno. Guardiamo anche con attenzione quello che avverrà in ottobre con le elezioni in Trentino e in Sud Tirolo, in questo caso anche se ci fosse un'altra regione autonoma, più autonoma del Friuli come il Trentino, che possa accompagnare o spingere il Veneto su battaglie autonomiste, penso sia solo che positivo anche per i cittadini veneti. Quindi queste elezioni, che sembrano al di là dei nostri confini, hanno anche riflessi all'interno dei confini del Veneto, anche oltre il tagliamento la cosa potrà essere utile. Allora vi facciamo vedere la prima pagina online del Gazzettino di oggi, dove si parla di una villa quasi hollywoodiana della Dogaresso. La Dogaressa era la segretaria di Galan, chiamarla segretaria era poco, era la Dark Lady, era stata nominata Minutillo. Questa villa, che sta sul Terraglio, è in vendita per 2,5 milioni, cristalli, un ingresso da 70 metri quadrati, il modesto salottino di cui parlava la Minutillo. Forse riusciamo a far scorrere qualche foto, perché sembra la casa del grande Gatsby, insomma, no? È veramente una reggia, quello era l'esterno, però ecco, facciamo scorrere, questo è il salottino, questa è un'altra parte del salottino con un pianoforte a coda, la grande scala che va su tipo Gloria Swanson, no? Una specie di veramente di villa di hollywoodiana, e vabbè, insomma, sono poche le segretarie che si possono concedere questi lussi, evidentemente, no? Questo era l'esterno. Cosa hai cambiato in politica, Bianco, da questo punto di vista?
voi siete fiduciosi, cioè avete sempre parlato di, diciamo, dell'etica, dell'onestà. Certo. Ma si riesce a cambiare, a diminuire la corruzione, non solo in politica, perché questo, dove si scava in Italia, certo, esce sempre ovvio, di tutto. Ed è per questo che noi abbiamo una certa allergia al fatto che Forza Italia debba far parte del prossimo governo. Se non sbaglio, Calanda era di Forza Italia, ecco. E quindi certe cose vanno tolte dalla politica. Io ricordo sempre il direttore Gigino La Purpetta, a Forza Italia. Campano, pensavo, autista di Cutola. No, io ho dovuto fare un attimo di riflessione, perché veramente è una cosa che veramente è insopportabile. Come l'autista di Cutolo, mafioso, camorrista, è stato candidato, eletto, e adesso noi cittadini italiani gli paghiamo anche lo stipendio parlamentare. Forza Italia. Genovesi in Sicilia, dopo 7 giorni dalla sua elezione in consiglio regionale, Forza Italia sempre, gli hanno sequestrato 100 milioni di euro perché pare, ma la magistratura ci dirà se è vero o meno, abbia dirottato verso le proprie tasche fondi che erano destinati ai giovani e ai disoccupati siciliani. Ecco, quindi, se vogliamo dirla tutta, sì, il Movimento 5 Stelle adesso viene attaccato da destra, da sinistra, abbiamo visto anche gli SMS, sono irresponsabili, però se non partiamo dal voler veramente ripulire la classe politica, perché poi dopo gli insulti ce li prendiamo tutti, se non partiamo da questo punto fermo, non si va avanti. Dobbiamo fare veramente il cambiamento, ed è questo che Di Maio aveva chiesto a Salvini. Il cambiamento non lo si può fare per chi in 25 anni ha fatto sempre soltanto leggi ad personam. È chiaro? E una sentenza ultima dice addirittura che ha pagato il messier Berlusconi la mafia per 25 anni. Dell'Utri è in galera proprio perché ha favorito la trattativa Stato-mafia. Cioè, da una parte ci mettevano le bombe e ci uccidevano i Falcone, i Borsellino, dall'altra si trattava con la mafia. Allora, bisogna essere netti. Un attimo, quindi, dopo però, Sì, sì, è vero. La trattativa è nata 2 anni prima. Stiamo parlando del 92, quando c'è stato Certamente nel 94. Poi però, ti consiglio, sì, dire che Berlusconi è stato condannato perché ce ne sono le prove che ha pagato. Non è stato pagato. Non ho detto questo. La sentenza, hai sentito la sentenza? Non ho capito male, forse è meglio che parli. Allora, la spieghi meglio, perché la sentenza, hai detto un'accusa un po' pesante. La sentenza parla chiaro. Dell'Utri è fatto da tramite, ok? Fra Berlusconi e la mafia. Ha fatto da tramite. E non lo dice Carmine Bianco. Ma una sentenza. Perché è stato condannato? Perché in quel momento il reato l'ha fatto Dell'Utri. È lui che materialmente ha pagato. È chiaro? Quindi, e queste sono forse sentenze. Forse conviene allora, un po' meglio, perché se allora, un suo avvocato ti sente dire queste cose. Va bene, sono qua. Sono accuse pesanti. Io non voglio difendere Berlusconi. Non sono accuse mie, sì, è una sentenza. Sì, ma se una sentenza, è una sentenza dice che va c'è stato, a leggere. Se una sentenza dice che Tizio è condannato perché è stato tramite tra Caio e la mafia. Dell'Utri è stato condannato. Un attimo, lasciami finire. Se Tizio è stato condannato perché ha avuto o ha dato soldi alla mafia, però era il tramite di una terza persona, immediatamente la magistratura avrebbe aperto le indagini sulla terza persona, che era il mandante, perché in termini di legge si chiama mandante. Perfetto. E non l'esecutore. Perfetto. Siamo dunque, per quello ti dico, quindi siamo al primo grado, vediamo gli sviluppi. Io appunto, quindi vediamo gli sviluppi. Dopo non voglio difendere Berlusconi, no, assolutamente. C'è avvocati che vengono pagati in mezzo. Ma assolutamente. Allora, io vorrei fare una cosa territoriale, ma penso che in certe parti d'Italia, purtroppo, dove si pesca qualcosa si pesca anche di poco, certo, eleganti. Antonio Tasso condannato per i CD falsi, Salvatore Cagliata indagato per riciclaggio, purtroppo, certo, in certe zone
probabilmente quando si apre la rete si raccoglie. Sono quelli che partito? Candidati ai 5 Stelle poi espulsi. Hanno candidato anche una dalla Sardegna che è stata in malattia fino al giorno della presentazione delle liste, poi improvvisamente gli sono passati tutti i mali. Quindi voglio dire, anche Salvini, anche Salvini ha chiamato purtroppo Sicilia, certe zone d'Italia, anche Salvini ha purtroppo certe zone d'Italia dove si pesca male. La vostra politica. Non sto dicendo che non siamo. Allora, chiedo scusa, allora, un attimo. Io non sto dicendo che non siamo linti e pinti, è chiaro, sto dicendo che alcuni meccanismi dobbiamo sradicarli dalla politica, perché poi dopo alla fine la gente la prende con noi. Nicola Fico, in questi anni voi avete fatto la politica, no? Dove avete fatto tutto un erbo fascio, lui. Dicendo che tutti i politici sono sporchi, sono ladroni, sono schifosi, gli unici bravi e seri siete noi. La vostra politica che è nata dal 2008 ha portato ad una crisi non solamente della politica ma anche della società. E ce ne stiamo accorgendo proprio che in questi giorni che si dovevano fare le liste per i comuni, dove tutta la gente è schifata dalla politica, ma non trovi più nessuno, neanche sotto forma di civico, quindi lontano dai colori della politica, che presta il proprio nome e la propria faccia per amministrare, non dico a livello nazionale, ma per amministrare il suo comune. E la stessa crisi che oggi stiamo vivendo in politica, purtroppo la stiamo vivendo anche all'interno delle associazioni di volontariato. Perché ormai, siccome nell'opinione pubblica, no, si è data l'immagine che tutto ciò che è comunque di gestione pubblica è sporco, stiamo allontanando sempre più la gente dalle amministrazioni e anche dalle varie forme di volontariato. Ma questa non è la soluzione ai mali del paese. Perché guardate che noi di questo passo avremo sempre meno persone che si metteranno a disposizione per la propria comunità. E soprattutto nei comuni medio-piccoli ci troveremo con il rischio di o dover fare le liste civetta per evitare i commissariamenti, oppure nel giro di non 20 anni, ma nel giro di 5-10 anni ci troveremo in giro per i nostri comuni del Veneto tanti prefetti, ok, che governeranno i nostri comuni, perché non ci saranno più i cittadini che si candideranno per amministrare il proprio territorio. E ricordatevi che finché c'è il politico, il cittadino si può sfogare attraverso il politico, ma quando ci sarà il burocrate non guarderà in faccia a nessuno quando sarà ora di alzare le tasse, di prendere determinate decisioni, perché il burocrate risponde al burocrate romano e all'apparato statale. Il consigliere regionale, il sindaco o il parlamentare o il consigliere comunale risponde ai suoi cittadini. Certo. E quindi bisogna fare molta attenzione, perché guardate che comunque la politica, piaccia o non piaccia, deciderà sempre e comunque. La scelta la fa il cittadino. Sì, in Sicilia votano genovese, non è mica colpa mia. Vuol dire che i cittadini hanno fiducia nel genovese. Qualcuno lo candida, ma c'è anche qualcuno che lo vota. Quindi facciamo molta attenzione a dare sempre colpa alla politica. Perché come si diceva prima, a volte la politica rappresenta anche la società. E se la Sicilia continua a votare dei mafiosi, vuol dire che ai siciliani gli va bene votare dei mafiosi. In Veneto. Tutti i mafiosi, se fossero mafiosi o condannati, non possono candidarsi. Vabbè, o comunque lo vede. Oppure persone tipo il Totò Cuffaro, personaggi del genere che hanno avuto a che fare con la mafia. Quindi guardate ragazzi, la politica non ha dato l'immagine migliore in questi anni, ma attenti a demolire la politica, perché di questo passo vediamo la società che sta crescendo, vediamo le difficoltà nelle nuove generazioni, basta vedere come si comportano i ragazzi all'interno delle scuole, ma questi giovani di 20 anni saranno la società del futuro, quindi dobbiamo anche immaginare quale sarà la società di questi nostri territori. E se non torniamo a dare dignità alla politica, guardate che per questa società è finita, perché ci saranno i burocrati a governare i territori e non più i politici. Attenzione. Ma io dico una cosa ancora peggiore, perché quando si dice, ho detto, i condannati, perché per legge se uno è condannato è ineleggibile e incandidabile. Se noi partiamo dal presupposto, come dice molti, anzi gli esponenti del 5 Stelle, basta un avviso di garanzia perché uno diventi incandidabile e ineleggibile, vuol dire che questo Stato gli eletti li decide la magistratura. Io ho visto casi, anche esponenti del PD, per non parlare esponenti della Lega, di tutti i partiti, che arriva l'avviso di garanzia. C'era il caso di Tedesco, che era un collega del PD nel 2008, che nel 2009 la magistratura aveva chiesto l'arresto. Il Parlamento, come sua competenza, ha negato l'arresto perché non c'erano i presupposti. Dopo un anno e mezzo è stato prosciolto perché l'accusa non sussisteva.
però intanto gli hanno rovinato la vita, e se fosse stato per alcuni magistrati sarebbe stato anche in carcere. Dunque dobbiamo stare molto attenti, perché se vogliamo veramente che ci sia uno Stato vero, deve essere una divisione tra il potere giudicante e il potere elettivo e politico, che fa le leggi, legislativo, e il potere governativo. Perché se no, se noi partiamo da questo presupposto, io posso fare mille casi, ero nella giunta per le autorizzazioni, un collega della Lega, sempre del 2009-2010, in quell'anno lì, nel 2010 gli è arrivato un avviso di garanzia, era un senatore, perché lui aveva presentato un emendamento perché per le detrazioni fiscali, per il risparmio energetico, ha detto bisogna aggiungere anche le pompe di calore, che è un sistema tecnico che rende un efficientamento energetico molto alto. Gli è arrivato l'avviso di garanzia perché una di quelli che produce, delle aziende che produce queste pompe di calore, sembra che abbia dato un contributo di 10.000 euro all'associazione di calcio volontari del paese dove questo senatore vive. È arrivato l'avviso di garanzia, un anno di indagini, chiuse le indagini perché il fatto non sussiste. Però intanto lui è andato su tutti i giornali, è stato, permettetemi di termine, sputtanato. Per cosa? Per aver fatto il suo lavoro. Dunque, certe volte bisogna essere precisi, perché troppe volte si dice basta l'avviso di garanzia e uno viene infangato. Allora, scusate, andiamo. Ieri sera c'era qui Giancarlo Gentilini, a un certo punto ha detto queste mani sono pulite, no? Guardando proprio dritto nella telecamera. E poi stamattina abbiamo saputo che molto presto ci saranno fiori d'arancio, perché alla giovane età di 88 anni lo sceriffo porterà sull'altare una signora 72enne. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Gli auguro con tutto il cuore una grande felicità, e poi magari gli chiedo anche di celebrare il matrimonio, che sarebbe veramente bellissimo. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini si risposa a 88 anni, quasi 89, convolerà a nozze a breve, addirittura entro la fine del mese, dice, con la 72enne Maria Assunta Pace, originaria di Potenza, trevigiana da sempre. Le pubblicazioni all'albo pretorio del comune non mentono. Non sono capace di vivere da solo, ha ammesso lo sceriffo, vedovo dallo scorso ottobre, quando dopo lunghi anni trascorsi in casa di riposo si era spenta la sua Teresa, che lui andava a trovare ogni mattina immancabile, e da sempre conosceva anche Maria Assunta. Si incrociavano sul bus quando lui, dipendente dell'ufficio legale di Cassamarca, lo prendeva per andare in banca. Un segreto fino ad oggi mantenuto anche con i fedelissimi, quello delle nozze, restio a mettere in piazza la sua vita privata. Oggi, salito agli onori della cronaca rosa, al solito ritrovo con gli amici, la trattoria I Due Mori non si è visto, dove era atteso come ogni giorno e oggi più del solito. L'ho chiamato ma non mi ha risposto, se avrà altre attività da fare in questo momento. Comunque sono contento per lui, in modo che da tanti anni che ci conosciamo, perlomeno è tranquillo adesso quando va a casa. È una cosa straordinaria, secondo me. Non bisogna mai perdere la fiducia, nemmeno con l'età, ma lui ce n'ha dato parecchie dimostrazioni che la fiducia non la perde mai. E allora, per questo motivo, ho pensato oggi di comprare un bouquet, di offrirglielo a lui, perché glielo porta a casa a chi l'ha assistito in questi momenti tristi e bui, i momenti che lui ha vissuto senza la sua carissima moglie. Speravo di trovarlo per congratularmi con un galantuomo. Credo che abbia ancora questa sua scelta, gli dia maggiori energie per andare avanti, per combattere, perché è un leone ruggente. Felici anche i familiari, come testimonia il cognato Marcello Cendron. Lui e lo sceriffo avevano sposato due sorelle. Mi fa piacere per lui, perché alla sua età avrà bisogno senz'altro di essere accompagnato, di essere custodito. E mi fa piacere benissimo che faccia questo passo, e se lui si sente di farlo, ben venga. Noi siamo tutti felici e contenti. Per Giancarlo Gentilini, sempre sull'onda. Ibibip, urra! Ibibip, urra! Ibibip, urra, urra, urra! Anche il brindisi, servizio di Lina Paronetto. Senta, Barisone, a parte i matrimoni, noi parliamo adesso, stiamo parlando del governo che non c'è, però bisognerebbe parlare un po' di un Parlamento frutto di una legge elettorale contestatissima, che ha portato in Parlamento tanti carneadi e tanti parlamentari che sono stati eletti non per
grandi meriti, no? Mi pare che lei era candidato, no? No, io non ero candidato. Lei era candidato per Antini, no? Beh, tanti sono rimasti. Ha fatto lo spettatore a questa. Ecco, ma partiti come il suo Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, sono stati in qualche modo discriminati dai vertici oppure no, secondo lei? Ah, diciamo che per Fratelli d'Italia è stata accolta quella che è stata la proposta del Veneto, quindi non abbiamo avuto gravi ingerenze da parte del Partito Nazionale. È comunque evidente che qualche modifica rispetto a quelle che erano le richieste partite dal coordinamento regionale ci sono state, però comunque diciamo fanno parte della composizione e anche l'equilibrio che ogni partito deve trovare. Non c'è dubbio comunque che questa legge elettorale ha in qualche maniera premiato persone che non hanno nulla a che fare con il territorio. Abbiamo visto candidati dalla provincia di Padova eletti a Verona, candidati che hanno avuto percentuali bulgare quando magari alle scorse elezioni regionali non hanno raccolto neanche le 1000 preferenze, quindi ci si domanda come possa accadere questo. Evidentemente è un po' la legge elettorale, un po' questo sistema che ha premiato al nord soprattutto tutti coloro che si candidavano nel centrodestra indipendentemente dalla rappresentatività o anche dal consenso. Alla fine ci siamo trovati di fronte a questa situazione. Sono cose che capitano, però sono convinto che capitano una volta, ma poi difficilmente si ripetono. E, tra l'altro, proprio ritornando a quei ragionamenti che si faceva prima, riferiti ma cosa succede se si va a votare tra poco, io ho rilevato un dato che secondo me è comunque preoccupante, che è quello dell'aumento dell'astensionismo. Pertanto se guardiamo quello che è successo sia in Molise che in Friuli, la percentuale di elettori va poco sopra il 50% quando le politiche hanno raggiunto l'80%, quindi un aumento dell'astensionismo che dimostra come la gente è disaffezionata rispetto a queste continue elezioni che si ripetono a stretto giro e alla fine poi non danno quelle risposte che le persone si attendono. Questo è un segnale negativo, mentre se andiamo a vedere per esempio il voto sull'autonomia del Veneto, là abbiamo avuto invece una grande partecipazione della gente, quindi secondo me si dimostra ancora una volta come le persone, i cittadini siano responsabili e quindi capiscono quando è il momento di essere protagonisti e quando invece si sentono traditi dalla politica e quindi preferiscono addirittura non esercitare quello che è un loro diritto. Per cui bisogna fare particolare attenzione, così come non è scontato che chi si ricandiderà la prossima volta, anche se privo del consenso, possa comunque ritornare a essere eletto. Io sono convinto che non è scontata neanche la percentuale dei partiti che questa volta hanno raggiunto. Perché? Perché le persone oggi, i cittadini oggi, sono in grado di valutare con la loro testa e quindi premiano chi dimostra di essere coerente con gli impegni che ha assunto, premia chi si dimostra attento a dare delle risposte alle aspettative dei cittadini e sicuramente invece va a penalizzare pesantemente chi, pur annunciando in campagna elettorale grandi cose, poi alla fine, alla prima occasione, non dà delle risposte. Quindi bisogna, secondo me, fare una larga valutazione, non fermarsi ai numeri puri, ma scendere in profondità per capire ciò che sta succedendo. Per cui, anche per questo, sarebbe opportuno dare un governo a questo Paese per dare delle risposte. Non farlo, io temo che aumenterà la disaffezione verso i partiti e l'allontanamento anche dalle urne. Governo Fantoccio, intanto loro non perdono il posto, sono tranquilli, lo stipendio è sicuro, è molto ricco, a loro non frega niente, non il Presidente. Sì, ma una riflessione su cui diceva Massimiliano adesso, cioè il fatto dell'astensionismo. Sì. Trovo assolutamente assurdo che ci siano state le elezioni appunto il 4 di marzo, due regioni di due schieramenti diversi hanno detto votiamo assieme alle politiche, altre regioni, Molise ha scelto il 22 di marzo, Friuli 29 di aprile, 29 di aprile, scusate,
con un ponte chiarissimo. Fissate le elezioni amministrative il 10 di giugno con eventuali ballottaggi il 24 giugno. Io penso che qualcuno faccia di tutto per allontanare i cittadini dal voto e trovo irresponsabile assolutamente questo tipo di decisione. Quindi complimenti a Lazio e Lombardia che hanno voluto fare un election day e agli altri, secondo me, appunto, tentativi tattici di spostare più in là rispetto al risultato presumibile delle politiche per tentare chissà cosa, ma così si allontana la gente a votare, non puoi pensare di fare appunto una situazione così cronologicamente assurda in pochissime settimane. E tornando al discorso dell'antipolitica, cioè, che faceva sia Bragantini che Finco, una cosa che mi ha urtato tantissimo, mi permetto di dire, il primo maggio, dove i sindacati sono assolutamente padroni di spendere i soldi dei loro iscritti per pagare un concerto, ci mancherebbe, ma che il servizio pubblico faccia da megafono a chi invece offende le istituzioni, io non sono di Forza Italia, ma sentire le offese alla Casellati, che è lì da un mese, non so cosa possa aver fatto di male per essere insultata in diretta Rai al concertone dei sindacati, mi fa un po' specie. Quindi l'antipolitica di cui parlava Nicola è veramente pericolosa. Io posso capire che la democrazia abbia molti difetti, magari anche molti costi, sicuramente la dittatura costa molto meno ed è anche molto semplice magari da gestire, però ha qualche controindicazione che secondo me non è il caso di esplorare. Era stato lo Stato Sociale, il gruppo che aveva vinto a Sanremo, arrivato a secondo mi pare a Sanremo, che è diventato già presentatore, questo ragazzotto che appunto conduceva, dava insulti a destra e a sinistra, e ripeto, non so perché la RAI faccia da megafono a una cosa che secondo me invece non ha alcun senso e nessuna motivazione. Presidente, prima di dare pubblicità volevo chiedere, la sconfitta, il risultato molto deludente dei 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia è dovuta ad un candidato evidentemente poco conosciuto o agli errori che molti attribuiscono a Di Maio, cioè l'ostinazione a voler dire io voglio fare? Allora, che cosa intanto mi piace guardare i numeri e a studiarli. 11%. Il dato dei 5 Stelle, Lombardia, Veneto e Friuli, in Veneto c'è stato un calo rispetto al 2013 di circa 80.000 voti. In Friuli, rispetto al 2013, elezioni politiche sto parlando, anche là un calo consistente rispetto appunto a 5 anni fa alle politiche. Era presumibile che questo trend fosse comunque in discesa. Probabilmente una campagna fatta sottotono, Di Maio mi pare si sia visto forse una volta in Friuli, un candidato che forse non era il massimo, o anche, ripeto, dei temi che dovevano essere toccati e che i cittadini non hanno invece visto nei candidati dei 5 Stelle. Io di solito non parlo di altri partiti, ma qualche analisi l'ho fatta anche sul voto del Friuli. I 5 Stelle hanno per la prima volta diminuito i propri eletti rispetto alle scorse elezioni regionali. È un problema che dovranno valutare, però ripeto, è un trend che già si era visto alle politiche, un calo rispetto a politico 2013 rispetto al 2018, un calo consistente di voti rispetto appunto a 5 anni prima. Sì, meglio andare al voto in agosto che siamo tutti al mare, che lì ci sono tante cabine, in effetti non ci sarebbero problemi. No, è assurdo, 24 giugno un ballottaggio per città importanti come Treviso e Vicenza, è assurdo, non ha senso, vuol dire non volere che i cittadini vadano a esprimersi. Volontà precisa. Allora, grazie per il momento, andiamo in pubblicità, poi torniamo in studio con i nostri ospiti e i vostri messaggi. Tra poco, grazie.